Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. In questa lezione vediamo un attimino le varie fasi molto importanti per realizzare ad esempio un cornetto, un croissant, un impasto dolce, ok? Le varie fasi e vedremo anche gli errori frequenti, perché sappiamo benissimo che una ricetta, l'identica ricetta, la stessa ricetta fatta da me è fatta da un'altra persona, ha due risultati diversi. E da cosa dipende? Dipende dall'esperienza, dipende dalla tecnica, dipende dal metodo. Sulla rete trovate tantissime ricette, anche sul mio sito internet trovate la ricetta del cornetto o qui sotto, cliccando direttamente alla masterclass, andate alla prima video lezione gratuita, ok? E la ricetta c'è, ma la differenza la fa la tecnica. Il metodo, mio maestro mi diceva ancora quando lavoravo al Four Seasons, che facevo il cuoco, mi diceva ci vuole metodo ed è vero, in ogni cosa ci vuole metodo. Come dico sempre, copiare la ricetta non serve a nulla se non all'inizio per imparare, ma poi bisogna capire queste cose che sono le più importanti, ok? Queste sono le vere cose importanti che fanno la differenza. Siccome voi ormai sapete, io ho una scuola online di pasticceria, cliccando qui sotto poi puoi direttamente accedere, ok? C'è anche il mio numero di assistenza per chiamare per qualsiasi dubbio, problema o perplessità, domanda. Ho al momento due corsi attivi. Ad ogni modo, all'interno della piattaforma io vedo gli errori frequenti e li vedo anche quando vado nei laboratori, quando vado in alberghi, vedo questi errori. Anche quando ho iniziato a fare gli evitati, li ho fatti quasi tutti questi errori qui. Quindi io, ad esempio, sono partito dalla cucina e nel tempo mi sono specializzato prima sul gluten free e sulla pasticceria più del benessere, ok? E dopo poi nel tempo ho imparato un po' la pasticceria a 360 gradi, perché la pasticceria è veramente un mondo infinito. Si può parlare dei lievitati, delle masse friabili, croccanti, sorbetti, gelati, wedding cake, torta di matrimonio, drip cake, le torte da forno, le torte moderne, i cremosi, cioè è veramente un mondo, ok? Quindi la pasticceria salata, quindi è veramente un mondo infinito, la pasticceria, è bello che c'è sempre da scoprire, da imparare. E quindi io ho fatto questa lezione proprio per farvi capire un attimino che copiare la ricetta non serve a nulla, ok? Queste sono le cose importanti. Andiamo a vedere un attimino, quindi, le fasi per creare un lievitato dolce. Errori frequenti. Allora, prima di tutto gli ingredienti. È chiaro che se non abbiamo ingredienti di qualità, il risultato finale non sarà di grande qualità. Pur avendo grande maestria, è ovvio che la materia prima è la cosa più importante. Quindi la farina di qualità, quale, che tipo, il burro, ho fatto altri video, magari puoi andare a vedere. Le uova non sono tutte uguali, fresche, pastorizzate, dipende. Lievito di birra, compresso, madre, il burro. Che zucchero! Quindi, prima di tutto, gli ingredienti. Che materia prima abbiamo? È chiaro che se abbiamo una materia prima di qualità, si può lavorare con un metodo ben preciso, abbiamo un risultato spettacolare. Se abbiamo materia prima scadente, pur lavorandolo bene, il risultato non sarà il massimo. Prima di tutto, impastamento. Quindi noi facciamo il nostro cornetto. Magari adesso vi do anche la ricetta, ma fondamentalmente serve a poco perché questo è quello che conta. Ovviamente la ricetta serve per poi svolgere il lavoro, ma l'impastamento. Allora, questa fase è importante. Che tipo di impastatrice usiamo? Tuffanti, spirale, forcella? Dipende, ok? Anche qui dipende che macchina abbiamo, otteniamo un impasto leggermente diverso. Una tuffanti lo ossigena meglio ed è indicato per grandi lievitati, piccoli, medi, grandi lievitati. Se abbiamo ad esempio una spirale o ancora peggio una planetaria, perché in casa si usano le planetarie, lo scalda molto l'impasto. Quindi il tipo anche di macchina che andiamo a utilizzare per impastare, la durata
il tempo, la velocità, il calore generato, sono tutte le cose che poi fanno la differenza nel risultato finale già solo ad impastarlo. La temperatura di chiusura dell'impasto, ad esempio, questa è proprio una cosa che noto spessissimo, che ho fatto anch'io all'epoca. Finito un impasto, ok, non si guarda la temperatura, quindi può uscire bollente, può uscire freddo magari d'inverno, e quindi abbiamo due problemi. Se esce bollente c'è un problema che iperlievita già in macchina e poi fuoriesce il burro, eccetera. Se è troppo freddo non si attiva la fase di puntatura, e se non parte la fase di puntatura non abbiamo un lievitato che magari per utilizzo posticipato, cioè il giorno dopo, non è sviluppato, e ci chiediamo perché. Perché? Perché non abbiamo chiuso a una certa temperatura. Quindi, ad esempio, la chiusura dell'impasto, la temperatura è importante, di solito si aggira sui 26 gradi, dipende, anche qui, generalmente un piccolo lievitato dipende dalla durezza, cioè se ho lievitato è meno idratato, più tonico, se è un po' più lasso, dipende, ok? Generalmente si sta intorno ai 26 gradi, tendenzialmente un piccolo lievitato si può chiudere tra i 22 e i 24, un grande lievitato da un 26 e 27, ma in linea generale un 26 gradi di media. L'incasso del burro è un'altra cosa importante, lo spessore del burro, le temperature del burro. Ok, ho visto e continuo a osservare queste cose, per questo ho fatto il video. Il burro incassato ghiacciato si spacca tutto la laminazione, forma quell'effetto proprio che si spacca. Ma un burro troppo caldo ad agosto, mettere il burro già che è magari a 30 gradi, inizia a liquefarsi mentre lo sfogliate, anche a mano. E quindi la temperatura del burro è importante, ho già fatto un altro video, siamo intorno ai 15 gradi. E quindi capite già che l'incasso del burro, che temperature, che spessore, quale burro, tecnico o non tecnico, già vedete che con tre cose una persona che non ha esperienza già inizio a aprirgli un mondo, perché dice: caspita, non pensavo che fosse così complicato, ma è così poi all'atto pratico se vogliamo un risultato buono. La temperatura della pasta, quindi noi facciamo l'impasto, no? Se utilizziamo il metodo, ad esempio nel mio corso, all'interno del percorso c'è il cornetto salato, metodo immediato, ok? Quindi si fa l'impasto, si incassa il burro, si sfoglia e si fa lievitare. Per il salato va molto bene. Però potrebbe dare dei problemi se l'impasto è troppo caldo, abbiamo dei problemi a lavorarlo. Infatti generalmente io utilizzo il metodo posticipato, cioè si fa l'impasto, si mette in frigo, il giorno dopo si sfoglia, perché la temperatura dell'impasto, se è fredda da frigo, più 4, più 6 massimo, si lavora bene. Se il burro è a una temperatura e la pasta è un'altra temperatura, pasta più 4, burro 15, si lavora molto bene. Le pieghe, anche qui, quante pieghe? Questo è un altro errore frequente che vedo, soprattutto del perché mi esce il grasso dal cornetto. Quante pieghe dai? 3 da 3? In successione o con riposo? 4 3? Piega da 5? Dipende. Le pieghe sono un altro aspetto importante in base al tipo di prodotto che vogliamo ottenere. I riposi, questo è un altro aspetto importante, soprattutto per chi lo fa per uso domestico, per esperienza personale, i riposi si devono duplicare, triplicare, veramente, perché ad esempio col mattarello si stressa così tanto la pasta che ad esempio tra una piega e l'altra ci vogliono riposi lunghi, anche di 40 minuti, anche di un'ora. Mentre invece in sfogliatrice io per il laboratorio le do anche tutte in successione, perché la sfogliatrice mi riesce a facilitare proprio la velocità di esecuzione delle pieghe, ok? Poi ovviamente finite le pieghe deve riposare, ok? Però già se noi abbiamo il mattarello, anche se nella ricetta c'è scritto dare una piega da 4 e una piega da 3 in sequenza, se usate il mattarello sta roba qui non la potete fare. Ma dipende anche se quanto è forte questa farina. Cioè, è una farina forte o una farina un po' più debolina? Perché in base alla forza della farina avete più o meno resistenza, ok?
I riposi, quindi abbiamo detto, è molto importante i riposi, si allungano se si lavora a mano e si dilatano, ok? La formatura, anche qui, dipende. Usiamo un tagliapasta, una rotellina, quindi viene un cornettino piccolo e si allunga, oppure facciamo dei tagli molto professionali, magari col coltello, col righello, di triangoli molto lunghi, quindi non li tiriamo, ma semplicemente le arrotoliamo, lo sviluppo è diverso. Ok, è completamente diverso il risultato finale. Per esempio, laboratori che fanno all'ingrosso, generalmente si usa il tagliapasta, ma il tagliapasta fa dei cornettini così, e quando noi andiamo poi a tirarli con le mani per arrotolarli, generalmente non vengono dei bei cornetti, che vanno bene per l'ingrosso, ma per un risultato bello non è il massimo, ok? Attenzione, sono il primo che se bisogna fare produzione usa il tagliapasta, ok? Se bisogna fare centinaia di cornetti al giorno, è ovvio che il tagliapasta è utile. La levitazione, anche qui, la levitazione, qua ci sono vari problemi. Innanzitutto, la prima è se non si effettua una buona fase di puntatura, quindi il tempo, anche qui il tempo, la fase di puntatura, c'è, diciamo, la fase di puntatura può andare da 20 minuti a 2 ore. C'è chi lo lascia fuori 20 minuti e lo mette in frigo, c'è chi aspetta fino a 2 ore e lo mette in frigo. Io consiglio sempre almeno mezz'ora, un'ora, anche due, e poi si mette in frigo per l'utilizzo posticipato, perché più sta fuori a una certa temperatura, 24-26 gradi, inizia a fermentare, ok, inizia ad avere un aumento di massa, e poi si può mettere in frigo l'impasto. C'è chi lo fa proprio raddoppiare e poi lo mette in frigo, però è una parte importante, non si può fare l'impasto e si butta in frigo subito. La levitazione, ecco qua, ad esempio il prodotto cambia se usate miglioratori, ad esempio i fornai hanno i miglioratori per il pane, fanno molto bene per impasti dolci, cambia se usate il malto. Quale malto? Malto diastasico o malto normale? Dipende, cambia. Ad esempio il malto, dall'esperienza personale, d'inverno ne uso di più, perché fa più freddo e poi fa venire proprio un prodotto più grande, più bello, più alveolato, più leggero. Malto diastasico, dipende anche dal tipo di farina che usate, però sarebbe da approfondire, però il malto con enzimi, poi proprio chi non lo trova può usare la farina maltata. I miglioratori, ad esempio, il miglioratore aumenta tantissimo, migliora tanto la fermentazione, lo sviluppo, la protezione anche del prodotto in congelatore crudo, quindi il miglioratore, il malto, aiutano anche proprio a un effetto di protezione sulla conservazione in freezer. Poi ci sono delle sostanze sicuramente anche più indicate, monoidigliceridi, sostanze un po' più proprio per questo tipo di lavoro qua, però generalmente già se si mette il malto, i miglioratori, e i miglioratori generalmente hanno malto, enzimi, vitamina C, anche la vitamina C, l'acido ascorbico, un antiossidante, lo usiamo anche noi, la vitamina C fa bene anche al prodotto. Quindi anche qui la levitazione, ad esempio se noi facciamo un prodotto, non lo congeliamo e lo facciamo lievitare, c'è una resa. Se noi lo mettiamo in freezer 15 giorni e lo scongeliamo, ha un'altra resa. Quindi ovviamente se facciamo produzioni, ad esempio un corsista proprio ieri mi ha detto quali sostanze posso usare per conservare il prodotto 15 giorni che faccio la produzione. Ci sono tante sostanze che si possono usare, ok? E hanno tutte un effetto citoprotettivo che serve proprio per proteggere, germe di grano anche, che serve proprio per proteggere il prodotto. La cottura, ecco, la cottura ad esempio per quello che mi riguarda dalla mia esperienza fa veramente... sia la levitazione, anche prendere, diciamo, il prodotto alla giusta levitazione, non oltre, ok? E non che sia poco levitato, nella giusta levitazione. E poi cuocerlo alla temperatura giusta fa veramente la differenza nel prodotto, soprattutto se parliamo di grandi lievitati. Quindi la cottura è fondamentale. Proprio in questi giorni ho sperimentato grandi lievitati e con una cottura un po' diversa, partendo veramente a bassa temperatura, si ottengono risultati eccezionali, veramente eccezionali, e quindi la cottura è importante. Poi dipende, il forno è statico o ventilato. Se è ventilato a una temperatura,
se è statico un'altra, ma se è un statico forno di casa non è un vero statico. Quindi, esempio, io consiglio sempre per i forni di casa usate il ventilato, sempre, ok? Anche se bisogna stare attenti, i forni di casa bruciano le cose, quindi bisogna abbassarli. Però se è un forno statico di un fornaio, di un forno, di una pasticceria, sicuramente la temperatura deve essere leggermente sopra di un classico ventilato. La conservazione, ho detto, sostanze utili. Ad ogni modo, queste sono le fasi per ottenere un lievitato dolce, ok? Che fanno proprio la differenza poi nel risultato finale. La stessa ricetta con un metodo preciso viene bene. La stessa ricetta con un metodo senza metodo, anzi magari perché si sta imparando, ok? Ah, tutte queste cose, attenzione, non vengono così. Non vengono da un giorno all'altro e non vengono neanche in un anno di lavoro. Cioè tutte queste cose si comprendono prima sbagliando, poi studiando e continuando a studiare. Io stesso continuo a studiare perché oggi io so delle cose ma magari fra 2 anni ne so di più. Quindi quello che dico oggi potrebbe essere ancora migliorato e aggiornato nel tempo, perché ovviamente questa è la mia esperienza oggi. E la mia esperienza oggi mi ha portato qui, ma ovviamente studiando domani ci sono delle cose magari più interessanti. Quindi per chi si approccia al mondo della pasticceria, questo è un video per farti capire che per fare un semplice cornetto non basta copiare la ricetta e non basta guardare un video di YouTube dove si incassa il burro, si piega e più o meno esce, ok? Anche perché io mi ritrovo a fare delle consulenze in dei posti qui che fanno anche proprio dei grandi numeri e poi non gli vengono dei prodotti, non sanno il perché. E come mai mi vengono i crateri dentro, perché mi si affloscia, perché mi vengono i buchi. Perché? Perché questo è il perché, ok? Però non hanno, magari non si ha tempo di approfondire, ci sono persone veramente che non hanno tempo, che lavorano molto, non hanno tempo di fare corsi, di approfondire, ma queste sono le cose poi che fanno la differenza nel prodotto finito per poi avere una bella vetrina con dei bei prodotti fatti bene a regola d'arte, ok? Quindi questa qui era un po' la lezione per farti capire, ecco, più che altro era per farti capire che per un semplice cornetto c'è veramente un mondo dietro. Qui sotto quindi trovi un tasto per accedere direttamente alla mia masterclass e se ti piace come insegno, se vuoi che sia io poi a insegnarti la pasticceria, al momento abbiamo attivo il corso pasticceria lievitata e pasticceria da forno, 2 percorsi molto molto belli per, soprattutto per chi parte ma anche per fornai, per persone che sono del settore che vogliono migliorare a fare piccoli, grandi e medi lievitati. È sicuramente un percorso molto molto utile. Ad ogni modo iscriviti al mio canale YouTube, attiva la campanellina per essere sempre aggiornato sui contenuti che pubblico e quindi ci vediamo al prossimo video e alla prossima lezione. Ciao!